Eccoci, beh, direi che di materiale ce n'è abbastanza, ho preso un bel po' di appunti e spero di riuscire a rispondere. Intanto ci tenevo a ringraziare, intanto, insomma, ringraziamenti sicuramente non di circostanza, un po' il percorso l'ha descritto Beppe, intanto volevo ringraziare la fondazione che ci ospita, anche se non fisicamente, diciamo così. E poi chi ha presentato il libro, Antonello e Guido, in questi anni ho avuto un rapporto, ho interloquito con loro continuamente per la costruzione, la stesura di questo libro, i temi, le questioni su magistratura, istituzioni fasciste. Quindi diciamo un lavoro proficuo ed ha ragione Beppe, io più volte mi sono chiesto se diciamo 14 anni fa tu non mi avessi incalzato ad intraprendere questo lavoro sui dirigenti comunisti davanti al Tribunale Speciale, chissà se no, avrei poi intrapreso questo lavoro sul Tribunale Speciale. Da lì nasce, ha ragione Beppe, da lì nasce l'idea, poi almeno diciamo una vaga idea di intraprendere una ricerca poi sul Tribunale Speciale, nasce da quelle domande nate intorno a quella ricerca, alle quali allora non ho saputo dare una risposta, questioni riguardanti il funzionamento del Tribunale Speciale, la sua organizzazione, erano per me domande. Risposte fondamentali alle quali tenevo e ho tentato di dare delle risposte a quelle domande proprio per capire quel processo e non ci sono riuscito all'epoca e da allora che mi sono poi messo sulle tracce e ho ritenuto necessario intraprendere questa ricerca. Ciò ha implicato un cambiamento notevole di impostazione, lo avete rilevato tutti e tre nei vostri interventi. C'è un cambiamento a 360 gradi dell'impostazione del modo in cui studiare il Tribunale Speciale, quindi non più attraverso le sentenze, come era stato fatto fino ad allora, ma cimentarsi appunto sul funzionamento del Tribunale Speciale, sull'organizzazione, sugli uomini che hanno lavorato al suo interno, ma anche il modo in cui questa istituzione interagisce con le altre istituzioni del regime fascista, che non è secondario. Poi nel rispondervi proverò a ritornare su questo tema, nel rispondere alle vostre sollecitazioni, ma anche il modo in cui il Tribunale Speciale si inserisce all'interno del più generale processo di codificazione, no? Diventa centrale. Mi pare un po' che il tema, diciamo, una categoria generale sulla quale ragionare e che è centrale forse nella lettura storiografica del fascismo è quella che riguarda appunto la scarsa corrispondenza che c'è tra gli obiettivi che il regime si pone, in questo caso attraverso il Tribunale Speciale, e quello che poi riesce a realizzare. C'è un'idea di Tribunale Speciale iniziale che poi non si realizza ma che poi cambia nel corso del tempo. Ha ragione, lo rilevava Guido Meles, di come muta attraverso il tempo anche influenzato dai diversi eventi che nel corso degli anni accadono. E ho provato a farlo con un approccio, diciamo, definire interdisciplinare, cioè ho preso Ho affrontato il tema con un approccio sicuramente di natura politico-istituzionale. Ho utilizzato quelle categorie interpretative, ma ho anche provato a far dialogare quelle categorie della storia dell'istituzione con le categorie più proprie della storia politica e della storia del diritto. Non so se ci sono riuscito, ma in ogni caso penso che questo sia il modo giusto per capire in che modo il Tribunale Speciale si inserisce all'interno del sistema di potere del regime fascista. C'è un'osservazione di Antonella, se la ritrovo,
la quale dice il tribunale non è estraneo al sistema della giustizia. Io direi anzi che la prima idea del regime, che è quello che è emerso poi dalla ricerca, era quello di delegare la competenza sui reati di natura politica alla magistratura ordinaria. Cioè la prima idea è proprio quella di delegare alle corti di assise, che erano, diciamo, l'istituto più pertinente per occuparsi di reati politici, soprattutto di pena di morte, ma anche creare una sezione speciale della Corte di Cassazione. Quindi sin dall'inizio c'è questa idea di coinvolgere nel pieno la magistratura ordinaria e le istituzioni, gli organismi della magistratura ordinaria. Cos'è che fa saltare un po'? Ciò avrebbe probabilmente implicato più tempo, ma cos'è che fa saltare un po' il piano iniziale? E l'attentato di Bologna. Dalla documentazione emerge come davvero l'idea di questo, di istituire questo tribunale speciale, viene messa in pratica nel giro di pochi giorni. Ancora 2 giorni prima si parlava vagamente di istituire dei tribunali speciali, al plurale. Quindi, diciamo, è vero, il primo modello è quello dei tribunali militari, ma la capacità del fascismo, appunto quella di, l'ho rilevato Beppe, è quella di creare un istituto ex novo, che si emancipa da quell'idea dei tribunali militari del periodo liberale, che riesce in qualche modo ad essere una sintesi tra, io l'ho interpretata così, l'ho letta così, una sintesi tra gli organismi della giustizia ordinaria e quelli della giustizia militare, mettendo al centro che cosa? La politicità di questo istituto. Ci riesce, non ci riesce poi il fascismo? In realtà, anche se istituisce il Tribunale Speciale, il fascismo non abbandona quest'idea di avviare attraverso il Tribunale Speciale una riforma complessiva in senso fascista del sistema della giustizia. E ci ritorna nuovamente, non a caso, quando nel 1931, quando le corti di assise sono ormai riformate e sembrano pronte a recepire la competenza che prima aveva il Tribunale Speciale. L'alternativa qual era? Da una parte del regime emerge addirittura l'idea di trasformare il Tribunale Speciale in un Tribunale ordinario, cambiandogli nome, facendolo diventare un tribunale come massimo organo della giustizia in difesa dello Stato fascista, ma in realtà nessuna di queste due idee poi si realizza. Ciò non significa che il fascismo non riesce a, diciamo, a stabilizzare qui, diciamo, la relazione di a stabilizzare questo istituto. La relazione di Guido Meis si è soffermata non a caso su questo punto, cioè il Tribunale Speciale, anche se il regime non riesce a questo suo obiettivo, dal partire dal 1931 è un tribunale che da speciale diventa sostanzialmente ordinario. E in che modo? Delegando al Tribunale Speciale praticamente ben 73 articoli del nuovo codice penale, e non sono pochi, cioè tutti gli articoli del titolo primo del libro secondo del codice penale, quelli che riguardano i delitti contro la difesa dello Stato. Quindi c'è una stabilizzazione che prescinde necessariamente anche da tutte le leggi di proroga che ci saranno negli anni successivi, quindi quella del 1936 e quella del 1941. Cioè ci sarebbe stata necessaria anche una riforma del codice penale nel momento in cui fosse decaduto il funzionamento del tribunale speciale. Ora la domanda, secondo me, centrale, che in qualche modo poi aiuta anche a rispondere alle vostre sollecitazioni, è perché il regime non riesce nel suo obiettivo di fare un po' di questo tribunale una leva per la riforma complessiva del sistema giudiziario in senso fascista, ovviamente. Beh, la risposta che mi sono dato è, in qualche modo, diciamo, l'ha affrontato Antonella nella relazione, è proprio il fatto che il regime deve comunque confrontarsi con un
un connaturato conservatorismo della magistratura, in particolare dell'alta magistratura. Cosa significa questo? Non significa assolutamente che la magistratura fosse insensibile alle ragioni del fascismo, alle idee del fascismo, e soprattutto non significa che la magistratura fosse autonoma dal potere politico, ma diciamo la magistratura comunque riesce a tutelare, ci tiene a tutelare il proprio ruolo, pur all'interno di una concezione autoritaria della giustizia che gli derivava dalla precedente impostazione liberale, che poi non proprio tanto liberale non era, ma che poi subisce una torsione durante il fascismo. Faccio un esempio, perché è stato richiamato anche in uno degli interventi, la figura di Silvio Longhi, che sbriccoli annovera giustamente tra i penalisti militanti, no? Quelli comunque vicino al fascismo. Ecco, Silvio Longhi, sin da subito, sin dal 1927, anzi dal 1926, da quando si inizia a parlare del Tribunale Speciale, interviene continuamente affinché questo Tribunale Speciale non sia un tribunale provvisorio, ma sia un tribunale permanente. Dove sta la questione? È che rendendo il Tribunale Speciale un tribunale permanente, avrebbe salvaguardato in qualche modo la magistratura ordinaria da quelle competenze in quel caso delegate al Tribunale Speciale, quasi a dire condividiamo le idee del regime, ma non siamo disposti comunque a fare il lavoro sporco. In realtà, il lavoro sporco da parte di singoli magistrati viene fatto. I singoli magistrati, che è una questione diversa poi dal corpo della magistratura, i singoli magistrati e quelli più legati al fascismo entrano nel tribunale, fa parte del tribunale speciale. Ma c'è un altro motivo per cui il regime poi non riesce, secondo me, nel suo obiettivo, che anche quello, un po', insomma, diciamo, emerge, credo di essermi soffermato abbastanza nel libro, è anche il fatto che il Tribunale Speciale è il portato di tutta una serie di conflitti, e se non conflitti, diciamo divergenze anche sul ruolo che questo tribunale avrebbe dovuto avere nel sistema istituzionale fascista. Provo a spiegarmi meglio, diciamo, sul funzionamento del tribunale speciale incide il Ministero della Guerra, proprio perché dipendeva all'inizio dal Ministero della Guerra, incide la Presidenza del Consiglio, perché poi il tribunale speciale dipende dalla Presidenza del Consiglio, incide il Ministero della Giustizia. Sia perché a un certo punto il ministero che decide quali sono gli uomini che sarebbero dovuti entrare nel Tribunale Speciale, sia perché il Ministero della Giustizia assume tutta una serie di competenze su cui non mi soffermo. Incide il Gran Consiglio del Fascismo, incide perché il presidente del Tribunale Speciale siedeva nel Gran Consiglio del Fascismo. E incide anche il Ministero dell'Interno, non fosse altro per il fatto che economicamente, per tutta una prima fase, il Tribunale Speciale dipende dal Ministero dell'Interno. E cosa significa? Che, diciamo, non dico tutti, ma ognuno in qualche modo prova a influire sul funzionamento di questo Tribunale Speciale. C'è un esempio per me è emblematico, che mi aiuta anche a rispondere alla domanda di Guido sui numeri. Il conflitto che c'è tra i vertici del Tribunale Speciale e il Ministero dell'Interno. Il Tribunale Speciale, il vertice del Tribunale Speciale mirava a deferire al Tribunale Speciale dei reati mirati che riguardavano esclusivamente i delitti contro i poteri dello Stato, quindi delitti, diciamo, ritenuti più di natura politica, a differenza del Ministero dell'Interno, che invece aveva una visione molto più ampia sugli antifascisti, sugli oppositori più in generale
quelli ritenuti oppositori del fascismo, che dovevano essere deferiti al Tribunale Speciale. E davvero dalla documentazione emerge un contrasto non indifferente, e ciò fa emergere un cortocircuito non da poco all'interno del Tribunale Speciale, per cui, e forse ci spiega anche un po' questa divergenza che c'è, ha ragione Guido, questa divergenza che c'è tra il numero dei deferiti al Tribunale Speciale, intorno ai 16.000, e il numero di coloro che poi saranno effettivamente processati davanti al Tribunale Speciale, intorno ai 6.000. In realtà nella mia ricerca provo a dimostrare che i numeri sono ben più alti, quantomeno 20.000 i deferiti, ma credo anche di più i deferiti al Tribunale Speciale, e quantomeno 10.000 coloro che saranno processati dal Tribunale Speciale. In un caso o nell'altro, abbiamo una divergenza di circa 10.000 antifascisti che viene deferita al Tribunale Speciale, ma che poi non passa attraverso il processo del Tribunale Speciale, ma che viene deferita alla magistratura ordinaria, o viene assolta o viene inviata a confine. Ovviamente parliamo di percorsi ugualmente tragici per molti di queste persone, di questi imputati che vengono deferiti al Tribunale Speciale. Ma il problema rimane, e da storici non possiamo non chiederci il motivo per cui c'è questa enorme discrepanza. Ecco, in parte è sicuramente dovuta a questo conflitto interno al sistema di potere fascista e alle istituzioni del regime, motivo per cui penso che non, l'ho scritto anche nel libro, diciamo, non possiamo parlare del tribunale di Mussolini, no? Come spesso nella Vulgata è passato il tribunale speciale. In realtà è frutto ed è figlio di tutto un sistema di potere del regime fascista. Chi erano gli oppositori? Gli oppositori, per arrivare alla domanda di Beppe, chi erano coloro che l'obiettivo del Tribunale Speciale? Io, diciamo, non ho fatto un lavoro sulle sentenze. Ma due fuochi ho voluto mettere. Uno è quello appunto sui dirigenti comunisti, e l'altro è quello riguardante il fronte orientale. Da quello che emerge dalla documentazione, ma non solo dalle dichiarazioni, ovviamente sono questi i due principali nemici del regime, quelli che teme di più. Non che non temesse gli altri antifascisti, giustizia e libertà, socialisti, ma diciamo erano questi due fuochi su cui il regime mette maggiore attenzione. Sicuramente sarebbe una ricerca interessante da fare, capire diciamo in che modo il Partito Comunista veniva individuato come nemico principale, quali erano i pericoli a cui i pericoli che temeva il regime rispetto al Partito Comunista e soprattutto al referente internazionale del Partito Comunista, l'Internazionale Comunista e l'Unione Sovietica. Fatto sta che, diciamo, ancora nel 1932 Mussolini dichiarava che il nemico non era stato sconfitto. Il nemico interno da questo punto di vista, e sicuramente un cambiamento. Mussolini è informato, e lo vediamo anche attraverso il processo ai dirigenti comunisti. Mussolini si informava quotidianamente su quali erano gli esiti del processo, del processone, del processo a Gramsci. Sa benissimo Mussolini chi è Gramsci, e sa benissimo che cosa rappresentava il Partito Comunista in quel frangente. E allo stesso modo il problema degli irredentisti sloveni e croati. Lì c'è un problema di difesa nazionale addirittura. Per come il fascismo lo aveva posto dopo il processo di snazionalizzazione forzata e violenta avvenuto in quelle terre. Qui è interessante come
diciamo, andando a leggere le requisitorie dei pubblici ministeri nei confronti degli imputati sloveni e croati, che sono quelli che tra l'altro subiranno maggiormente le condanne a morte, viene fuori addirittura un processo di soggettivizzazione del diritto penale, cioè gli stessi reati imputati ai irredentisti sloveni e croati subiscono un aggravio di pena e diciamo colpisce anche il modo in cui vengono definiti un groviglio immondo di rettili umani, no? Sono questi per i fascisti, gli irredentisti sloveni e croati, e non a caso, insomma, in qualche modo anche questo atteggiamento antietnico, se vogliamo dire così, sicuramente un atteggiamento razziale nei confronti di delle popolazioni di confine, avrà le sue conseguenze nel dopoguerra e in quello che avverrà nel dopoguerra. Non mi soffermo, diciamo, in questi giorni se ne è parlato abbastanza, e su cui influirà anche l'occupazione. E i tribunali che saranno istituiti in quelle terre dopo l'occupazione dell'Jugoslavia da parte del regime. Macis è sicuramente uno dei protagonisti, e tra l'altro sarà imputato nel dopoguerra per reati contro i crimini dell'umanità, ovvero rientrerà nell'elenco, ma poi subirà tutta un'altra vicenda su cui non ci soffermiamo. Per quanto riguarda, ritorno sulla questione dei magistrati e i percorsi che questi magistrati ordinari che entreranno nel Tribunale Speciale e avranno un ruolo centrale come procuratori del Tribunale Speciale, influendo, interessante dalla documentazione come emerge il fatto che i magistrati, proprio perché avevano una loro expertise rispetto ai membri della milizia, ai quali era comunque riservato il ruolo di presidente della corte, dalla documentazione emerge come i membri della milizia erano subalterni, nonostante rivestissero un ruolo di presidenza, e fossero subalterni rispetto ai magistrati militari e accettavano tutto quello, gran parte di quello che i magistrati ordinari chiedevano nelle loro requisitorie, proprio perché la milizia non aveva o non aveva alcuno, aveva pochissima competenza nel campo della giustizia. E qual è il destino, qual è il percorso che questi magistrati ordinari fanno nel dopoguerra? C'è una distinzione che va fatta intanto tra i magistrati che entrarono a partire dal 1928 nel tribunale, i magistrati ordinari che entrarono a partire dal 1928 nel tribunale speciale, e quelli che entrarono con lo scoppio della guerra. Il tribunale cambia, con lo scoppio della guerra cambia funzione, ha competenze, le sue competenze vengono ampliate, quindi reati annonari, reati legati più espressamente alla guerra, e a partire dal 1939 il regime e il tribunale chiama magistrati che avessero più una competenza tecnica. Proprio per giudicare sui reati annonari e sui reati di natura più economica. Questa cesura e lo scoppio della guerra influirà poi sui destini di questi magistrati nell'immediato dopoguerra, sul processo di epurazione. Cioè, quelli che entreranno nel 1939, la gran parte sarà assolta dal processo di epurazione, mentre, diciamo, un percorso più complesso lo subiranno coloro che erano entrati a partire dal 1928 e che ebbero delle vere e proprie responsabilità di natura politica all'interno del Tribunale Speciale. Antonella citava Romolo Gabrieli, e Romolo Gabrieli, che sicuramente non poteva essere tacciato di
di essere collimante, diciamo, con il regime, nonostante fosse magistrato, anzi, era molto legato a Calamandrei. Un giovanissimo magistrato, Romolo Gabrielli, istruisce questo processo per l'Alta Corte di Giustizia e fa un'attenzione particolare affinché quel processo ai membri del Tribunale Speciale non diventi un processo al regime fascista. Da questo punto di vista, Romolo Gabrielli fa un lavoro straordinario e in realtà, se dobbiamo rispondere alla domanda quale fu il loro risvolto che queste personalità ebbero, questi magistrati ebbero con l'epurazione, subirono, diciamo, un doppio processo, uno di natura penale dell'Alta Corte di Giustizia, dal quale furono tutti assolti, chi per un motivo, chi per un altro, non è il caso di soffermarsi. Un altro fu quello amministrativo. E devo dire, l'epurazione amministrativa ebbe una sua funzione, nel senso che anche per volontà di Togliatti, allora ministro della giustizia, propose i nomi di questi magistrati che avevano fatto parte del Tribunale Speciale, ritenendoli indegni a partecipare a un nuovo processo democratico, li propone la Presidenza del Consiglio per l'epurazione amministrativa e per metterli a riposo. Ed effettivamente, diciamo, i cinque magistrati che più ebbero furono implicati politicamente con il Tribunale Speciale furono messi a riposo. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, l'epurazione amministrativa, almeno per quanto riguarda questo nucleo di magistrati, devo dire che ebbe una sua funzione. Credo di aver risposto più o meno alle sollecitazioni che mi sono venute e vi ringrazio davvero. Grazie a te Leo, innanzitutto a te che sei l'autore, e a Guido e ad Antonella. Io ho trovato molto interessante questo nostro scambio. Spero anche voi e auguro a tutti buona serata e grazie.